siamo qui con mister Danilo Fanego dopo la vittoria del San Biase, che finalmente torna in Serie D, un campionato esaltante nonostante questa formula innovativa, ma il San Biase è riuscito a trionfare e quindi a culminare la propria cavalcata con questa vittoria finale. Mister, quali sono le sue emozioni in questo momento? Ma al momento c'è una grande gioia, una grande felicità, una grande felicità per aver regalato alla piazza di San Biase il tanto agognato salto di categoria. Vorrei fare un plauso ai ragazzi perché sono stati veramente encomiabili, perché ricominciare dopo 5 mesi di inattività non era assolutamente facile. Loro l'hanno fatto alla grande, con una grande serietà quotidianamente. Anche chi non giocava non ha mai mantenuto un atteggiamento poco carino, poco corretto nei confronti del gruppo. E di questo non posso fare altro che veramente parlarne in maniera egregia, perché sono stati eccezionali. Un gruppo fatto veramente prima di uomini e poi di grandi calciatori. Una menzione particolare, scusami se mi sto dileguando, la voglio fare al mio staff, perché è composto da persone qualificate, professionali, che mi aiutano tanto e che gran parte del merito insieme ai calciatori è veramente loro. Perché prof Francesco Veltri, Gianluca Caravella come preparatore dei portieri, Diego Tallarico, Antonio Mirabelli, il dottore De Meco, il match analyst Alessandro Imbrogno, sono veramente la punta di diamante di questa squadra insieme ai calciatori. Di questo siamo veramente contenti. E poi non dimentico che fino allo stop ho avuto l'onore e la gioia di poter lavorare con un altro professionista come José Lázaro, che purtroppo poi per cause lavorative ci ha dovuto lasciare. E niente, siamo contenti. Il nostro percorso è iniziato il 16 agosto del 2017, quando la società gloriosa come il San Biase ha affidato la panchina a un giovane allenatore, e lo stesso giovane allenatore 4 anni dopo è riuscito insieme al suo staff e ai calciatori ad arrivare dalla promozione alla Serie D. Quindi chapeau a tutti noi. Quindi questa è la dimostrazione che la programmazione paga sempre nel lungo termine. Ma io credo che avere da parte mia la fortuna di avere due direttori come Antonio Mazzei e Nicola Samele sia veramente tanta. Non lascio nulla al caso, sono giovani, sono dinamici, conoscono una miriade di calciatori. E avere avuto il loro sostegno dall'inizio alla fine per me è veramente importante. Abbiamo fatto i complimenti, mister, al gruppo, allo staff, ma anche i complimenti vanno a lei, perché comunque è stato in grado di saper gestire al meglio tutte queste componenti, trovando la giusta alchimia e il giusto equilibrio affinché tutti questi ingranaggi girassero nel miglior modo possibile fino al traguardo finale. Perciò anche gran parte di questa vittoria, me lo lasci dire, è merito suo. Di questo solo ti ringrazio, ma non lo so. Lo dico io, prendo le responsabilità di tutte le parole. Invece sulla partita odierna? Sulla partita odierna sapevamo che sarebbe stata una partita dura, difficile, il caldo ha inciso tantissimo. Dopo una partita così sofferta ho capito veramente come mai il Sersale è stato un osso duro per tutte le 10 partite finora fatte. Una squadra organizzatissima, una squadra veramente ben messa in campo. Faccio i complimenti al mio amico Giuseppe Saladino per l'operato fatto e poi a tutta la squadra del Sersale. Forse soltanto il San Biase oggi avrebbe potuto battere il Sersale, perché sono due squadre simili dal punto di vista del carattere, del cuore. Noi siamo stati bravi a mettere qualcosa in più dal punto di vista tecnico. Mi lasci dire che in questo mini torneo, comunque nei playoff di questo mini torneo di eccellenza, tutte le squadre che giocavano in casa hanno sempre vinto. È stata solamente questa finale a veder sovvertito questo risultato, perciò il San Biase è la prima di queste squadre nelle fasi finali a trovare la vittoria in trasferta e a trovare anche la vittoria finale. Ora... Ma noi avevamo solo la vittoria come obiettivo finale, perché col pareggio non saremmo arrivati da nessuna parte. Eravamo consapevoli di questo, però nonostante ciò credo che siamo stati tranquilli nel gestire la partita. Siamo partiti benissimo, abbiamo sfiorato il gol un paio di occasioni, poi è uscito fuori il Sersale. È stata una partita equilibrata, ripeto, dove credo che la partita non mi smentisca. Abbiamo fatto qualcosina in più per ottenere poi quello che abbiamo ottenuto. Benissimo, mister, la ringraziamo e la lasciamo ai meritati festeggiamenti. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, mister.